Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere?» Ecco, egli parla liberamente. Eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo, ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Dio sicuramente, quando verrà, quando si manifesterà, dovrà far vedere in un gesto scandaloso, enorme e completamente riconoscibile la sua presenza. Ecco, questo è quello che si aspettavano i giudei. Infatti, per questo non riescono a riconoscere in Gesù la presenza di Dio, perché in lui si aspettavano qualcun altro. O meglio, si aspettavano che nel momento in cui il Cristo, colui che doveva venire, colui che deve salvare il mondo, si deve manifestare, deve farlo con dei gesti miracolosi, straordinari, enormi, in modo tale che non sia confondibile. Mentre in realtà Gesù domanda un'altra cosa, una relazione. Gesù domanda di accorgersi di lui attraverso piccoli segni. Ecco perché in realtà anche nella nostra vita facciamo fatica ad accorgerci a volte della presenza di Dio. In chi c'è a fianco, in un nostro fratello, in un mio confratello, in una persona che mi è vicina, più che magari in qualche persona distante che non la conosco. Perché a volte facciamo fatica a renderci conto che in chi conosco, in le persone di cui conosco la storia. Ecco che infatti di Gesù dicevano: «Tu vieni dalla Galilea, tu vieni da Nazareth, sappiamo tutto di te», ma in realtà non sappiamo quello che tu porti nel cuore, chi ti sta abitando nel cuore. Ecco che la fede non è tanto semplicemente il fatto di aspettare un segno miracoloso, anzi, progredire nella fede è proprio cercare di scardinare tutti questi segni che noi cerchiamo, che noi inconsciamente desideriamo nella nostra vita, per fidarci, per allargare lo sguardo e accorgerci della presenza di Dio in piccoli gesti, semplici, quotidiani, che sono presenti anche nella provvidenza che Dio ci dona attraverso lo sguardo di un fratello, la carezza di una persona. Attraverso piccoli gesti, e lì dentro il Dio si apre. Ecco perché si è rivelato dei piccoli, ecco perché si è rivelato dei semplici, ed ecco perché lui dice: «Io conosco il Padre, conosco colui che mi ha mandato, ma mentre voi non lo conoscete, perché non avete il cuore aperto». E questo lo diceva ai giudei. Ma ancora una volta anche noi possiamo aprire gli occhi e aprire il cuore perché possiamo riconoscere ancora una volta la presenza di Dio nelle piccoli gesti di ogni giorno e domandarci alla fine della giornata, dall'inizio alla fine, dire: dov'è che oggi ho visto la presenza del Signore?